Buongiorno e buona domenica. Ciao ragazzi, però ditemi la verità, non è tutto un altro effetto, tutto un altro mood svegliarsi e ricordarsi di aver vinto una bella partita con la Lazio, non solo meritatamente, ma anche in maniera divertente, perché ieri ho visto una Juve veramente pimpante, come ho titolato la live reaction, era tanto che non mi divertivo guardando una partita della Juventus, così tanto perlomeno, perché ovviamente poi il divertimento è la base di tutto, se no non andremo a guardare le partite, però così tanto, quella di ieri è stata una vittoria che mi è piaciuta e molto, anche in relazione poi ai risultati che abbiamo visto, perché il Milan comunque ha deciso di farsi disintegrare dall'Inter, il Napoli di lasciare dei punti a Genova, quindi la classifica in questo momento, devo dire la verità, non mi dispiace, c'ho ancora quei 2 punti col Bologna qui in testa, perché questa Juve poteva assolutamente portarsi a casa il punteggio pieno, poi di questo magari parleremo nei video di questa settimana. Per ora limitiamoci a parlare delle pagelle, analizzare le prestazioni dei singoli di Juventus-Lazio 3-1. Se non l'avete visto, vi lascio anche il video del derby. Trovate comunque qui nelle schede. Ho fatto il post partita di un derby terrificante nel risultato, perché mai mi sarei aspettato una roba del genere. Ci stava il pareggio, ci stava la vittoria. Insomma, io all'inizio pensavo si potesse pareggiare addirittura. E invece l'Inter ha fatto una prestazione allucinante. Poi, secondo me, il risultato è un po' bugiardo, però 5-1 è 5-1. C'è poco da dire, vi lascio comunque il link qui sopra nelle schede per andarvelo a vedere. Allegri, voto 7,5. Io sono felicissimo di poter dire che ieri mi è piaciuto tutto, ma tutto è dall'inizio alla fine, da come è stata preparata, da come è stata approcciata, da come è continuato, da quello che è stata l'idea anche dopo il vantaggio, perché ragazzi, questi dopo il vantaggio non si sono mica fermati, hanno continuato. Io ho letto qualche critichina, non gente arrabbiata, perché ieri gente arrabbiata per fortuna non ce n'è stata, però qualche critichina di gente che mi diceva sì, però a un certo punto ci siamo abbassati dopo il gol di Lucio Alberto. Io credo, ragazzi, che sia impossibile gestire 90 minuti su 90 in avanti. È ovvio che ci siano dei momenti in cui ti vengano a pressare e vengano fuori anche gli avversari. Addirittura ieri l'Inter che vince 5-1, nel momento in cui il Milan accorcia con Leao, il Milan inizia a guadagnare metri e l'Inter lì forse ci ha anche pensato, va a finire che adesso ci pareggiano. È normale, è fisiologico. L'importante sono due cose: non portarsi gli avversari in area, perché se tu ti abbassi terribilmente e la chiudi lì e dici vabbè, adesso la difendo, ti porti gli avversari in area. E soprattutto avere la volontà di reagire e di andare in avanti e di tornare a fare la partita che stavi facendo anche prima e che stava funzionando. Io ieri questo l'ho visto nella Juventus e quando vedo queste cose qua non posso fare altro che essere super soddisfatto del risultato, della prestazione e di tutte quelle che sono le caratteristiche e le valutazioni riconducibili alla guida tecnica. Quindi Allegri voto 7,5. La miglior partita della Juve di quest'anno, con l'Udinese buon primo tempo, nel secondo disastrati, il Bologna non mi era piaciuto, lo sapete già, ne abbiamo già parlato, l'Empoli arriva a meritatissimo, ma la prestazione non mi è piaciuta tanto e quindi vi dico, ieri non ho assolutamente niente da ridire, voto 7,5, fine. Szczęsny, voto 7, e voi direte, ma non è un po' tanto? Sì, lo è, però Szczęsny fa una parata nel corso del match, in quella che probabilmente è l'unica azione veramente costruita dalla Lazio, con tanti tocchi sulla tre quarti e poi la conclusione di Kamada, e Szczęsny si fa trovare pronto, perché se lì prendiamo gol, signori, se lì prendiamo gol bisogna vedere poi se la squadra ha la forza di reagire dal punto di vista mentale, e quindi quella parata lì, quell'episodio lì è fondamentale, Teccone si porta a casa un voto 7. Provvedere della Lazio meriterebbe anche di più, perché ha fatto delle parate che hanno tenuto in vita i biancocelesti ancora di più, perché se ieri la Juve ne fa anche 4, forse addirittura 5, non c'è assolutamente niente da dire. Voto 5 a Bremer, ecco, la prima insufficienza. Io credo che ci sia stata un'incomprensione tra Bremer e Cambiaso e anche Locatelli in realtà, però vi spiego anche un attimino la mia. Secondo me l'errore più grande è quello di Bremer all'interno dell'azione. Perché? Perché l'azione si sta sviluppando con la palla al centrale, che è Bremer, c'è Locatelli che non si avvicina per andare a prendere il pallone, e quindi già questo movimento del corpo di non andare incontro significa non darmela in quella posizione lì, e addirittura Locatelli indica Cambiaso, come per dire allarga il gioco piuttosto non venire da me, magari in quel momento era stanco, non aveva energie per andarla a prendere o semplicemente si aspettava un giro palla esterno. Allora Locatelli indica proprio Cambiaso, dice dalla lui, vai ad allargare sto gioco, e Bremer invece la butta in quella zona d'ombra
che è tra Locatelli e Cambiaso. Cambiaso che veniva dentro il campo perché cercava di dare un po' la superiorità numerica in fase di impostazione, e Bremer riesce a mettere precisamente in mezzo ai due. Cioè proprio una roba allucinante, che la perdono, e allora Locatelli deve, tra virgolette, fare il difensore, e quindi pensa: se lo aggredisco va a finire che mi salta, crea superiorità numerica, quindi lo costringo a inventarsi qualcosa da fuori. Beh, Luis Alberto è contento, no, di trovarsi in questa situazione, ha delle capacità balistiche importantissime, non lo abbiamo scoperto ieri, e tira fuori dal cilindro quella perla lì. Quindi secondo me l'errore principale tra tutti è di Bremer, perché l'impostazione da dietro di Bremer è brutta, è in mezzo a due uomini che si trovano in difficoltà tutti e due. Se aggiungiamo che Immobile ha fatto una brutta partita, ma tutte le volte avevo la sensazione che Bremer non ci potesse arrivare in tempo, non tutte le volte no, ma in tante volte sì. Poi ieri Immobile aveva dei controlli, penso che Immobile abbia fatto una partita terrificante, però anche i movimenti di Immobile Bremer non li leggeva così bene, secondo me. Quindi continua questo stato di forma di Bremer non eccellente, non ha iniziato bene il campionato. Speriamo che possa entrare in forma in fretta, perché abbiamo assolutamente bisogno di recuperare un giocatore importante come lui, dal punto di vista tecnico e mentale soprattutto. Voto 6,5 a Gatti, mi è piaciuto tanto perché tra Gatti e McKenny si andava ad annullare Zaccagni. Gatti molto alto per cercare di dare quella pressione in più e recuperare quei palloni con quel break. Allora, posso dirvi la verità? Queste due partite giocate con Gatti rispetto alle due giocate con Alexandro è tutta un'altra roba, perché rischi io ne ricordo davvero pochi. Con Alexandro il secondo tempo con l'Udinese, che ovviamente non è colpa di Alexandro perché c'è stato un discorso di squadra, però il secondo tempo con l'Udinese si è rischiato. Con l'Empoli, vabbè, diciamo così, invece Gatti, scusate, sì, con l'Empoli ecco perché non si è rischiato, vabbè, diciamo così lo stesso perché non ha senso. L'Empoli è stata una squadra molto brutta, molto brutta, e invece il Bologna, Bologna ci ha fatto ballare nel primo tempo. Invece ieri con la Lazio, ecco, io ieri con la Lazio avevo paura perché iniziavi ad incontrare la prima squadra vera, la prima squadra tosta, la prima squadra forte all'interno di questo campionato. E Gatti secondo me ha fatto una bellissima prestazione, anche perché c'erano dei clienti scomodi lì davanti, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, tra l'altro affrontavi la squadra che l'anno scorso si è classificata al secondo posto in classifica, quindi molto molto bene. Voto 6,5 a Danilo, ha fatto il suo anche lui. Poi il fatto che giochi sulla sinistra, sulla destra, lui importa veramente poco. Quindi dei tre difensori centrali l'unico che non mi ha convinto è stato Bremer, invece Danilo e Gatti molto bene. Mi ha fatto sinceramente sorridere quando abbiamo preso gol la reazione di Danilo, che ha proprio allargato le braccia come per dire: vacca boia, anche oggi che stavamo andando bene non ce la facciamo mica lasciare la porta inviolata. Quello è l'unico neo della partita di ieri, Dani, però non c'è problema, capita, soprattutto se vuoi giocare la palla da dietro, che ci possono essere delle incomprensioni. Però sapete cosa? Secondo me è giusto criticare la scelta, ma non l'idea, perché significa che la Juventus sta cercando di fare qualcosa di diverso, perché magari in una situazione diversa l'anno scorso, in vantaggio di due gol, quella palla Bremer la prende e la spara su. Quindi critica l'esecuzione perché è venuta male, ma non critica l'idea perché era giusta. Poi ovviamente se evitiamo di darla in mezzo ai giocatori ancora meglio, ma si migliorerà. Voto 7 McKenny. Ecco, allora qua apro e chiudo una parentesi importante: della gente tra Instagram e Twitter ha capito che io ce l'abbia con McKenny, perché l'altro giorno ho detto: la Juventus a livello di programmazione deve spiegarci come si è arrivati a avere McKenny titolare nel 5-1 e farlo partire due giorni dopo con obbligo di riscatto, a farlo tornare e renderlo un titolare. E aggiungevo: non ho niente contro il ragazzo, proprio un discorso di ragionamento della Juventus. Mi dite dove ho criticato McKenny in questa roba qui? Non c'è una critica a McKenny, c'è una critica alla gestione di McKenny, che è la stessa critica che rivolgo alla gestione di Zaccaria, che compri e dopo sei mesi metti sul mercato. Cioè sono robe proprio che mi fanno impazzire. Poi ieri McKenny ha fatto la 100ª partita con la Juve, quindi non stiamo parlando di un giocatore che come Zaccaria è stato sei mesi e poi è stato buttato via. Però se parte titolare a Napoli in una partita dedicata come quella di Napoli, significa che per l'allenatore è un giocatore utile. Se lo fai partire dopo due giorni significa che non stai ragionando dal punto di vista sportivo, stai ragionando dal punto di vista economico, con obbligo di riscatto se si salva il Leeds. Il Leeds retrocede, McKenny torna, all'inizio addirittura viene messo fuori rosa, poi riaggregato alla prima squadra
per la tournée americana, perché c'è da valutare le condizioni di Pogba e poi ragioniamo se arrivano delle offerte. Poi non sono arrivate le offerte, la condizione di Pogba era quella che era. Si è deciso di tenere McKennie e si è arrivati a renderlo titolare. Ma non si stava criticando McKennie, si stava criticando la gestione di McKennie da parte della Juve, che è una gestione, secondo me, rivedibile, rivedibile. Poi se McKennie ti fa delle prestazioni tutte come quella di ieri, per me McKennie è il titolare a destra. Sembra impossibile da dire, perché mai avrei pensato di dire una roba del genere, ma McKennie ha fatto decisamente meglio di Weah in queste prime apparizioni, lì sulla destra. McKennie ha avuto, dal punto di vista della copertura difensiva, un impatto pressoché perfetto. Se aggiungiamo che quella palla a Vlahovic per il gol del 3-1 la dà McKennie, sembrava Andrea Pirlo, beh, allora qua possiamo completare la valutazione e dargli un voto 7 in pagella. Io dico la verità, la scelta di McKennie ieri a destra per contenere Zaccagni l'avevo letta come una scelta difensiva, come una scelta per cercare magari di giocarsi tutto nel finale inserendo forze fresche, addirittura una scelta per cercare di non perdere la partita, per arrivare magari a pareggiarla, perché è meglio di perdere. Io ieri non pensavo di vincere ed è per quello che sono ancora più contento, ancora più felice di essermi sbagliato, e per la prestazione che ha fatto la Juventus e per la prestazione che ha fatto McKennie. Fammeli rimangiare sempre tutte quelle parole, quel secondo me McKennie non può fare restare onestra, fammeli rimangiare sempre tutte West Ham, fammi sempre delle partite del genere, perché mamma mia, ieri si è andato veramente molto bene. Ho letto un tweet molto divertente, forse di Leo Minà, non mi ricordo, che diceva: il calabrone ha la struttura, non ha la struttura adatta per volare, ma non lo sai, vola lo stesso, ma con McKennie, è bellissima. McKennie non ha la struttura per fare l'esterno, ma non lo sa, e lo fa lo stesso, e fa anche una grande partita con la Lazio. Bravo Weston. Voto 6 e mezzo a Miretti. Allora, Miretti a me ieri è piaciuto, peccato soltanto per quel giallo che, ecco, la gestione dei cartellini, cioè la Lazio va in silenzio stampa, ma c'è stata una gestione dei cartellini, secondo me, francamente ridicola. E infatti Miretti prende un cartellino giallo dopo 12 secondi e gli dico: allora, se questo è giallo, ogni contatto che fischi di quella falsa riga deve essere giallo. Invece abbiamo visto che la Lazio un paio di volte ha fatto gli stessi contatti, il cartellino non è arrivato. Allora facciamo silenzio stampa tutti per ogni singola decisione che non ci va bene. Tra l'altro, una decisione, quella di ieri, che, ragazzi, davvero stiamo facendo la polemica sul pallone dentro o non dentro di McKennie, va bene. Ah, tra l'altro McKennie entra in tutti e tre i gol, perché entra tenendo quel pallone, entra facendo la giocata per Miretti sul secondo, e il terzo, ve l'abbiamo già detto, fa quel lancio che sembra Andrea Pirlo. Però Miretti, bene, addirittura va vicino al gol del 3-0 con quel tiro a giro, però quel cartellino giallo lì l'ha un po' limitato, e anzi, secondo me, poi ha rischiato addirittura di prendere il secondo cartellino giallo. Quindi Miretti deve migliorare in quelle robe lì. Però secondo me Miretti è tornato migliorato, anzi più leggero dal punto di vista mentale, per il gol fatto con l'Under 21. Quindi Miretti l'ho visto più pimpante. Bene, bene, 6 e mezzo, buona prestazione anche per Miretti ieri. Otto 6 e mezzo Locatelli, anche lui più leggero, più pimpante per via della prestazione fatta con l'Italia. Ieri Locatelli mi è piaciuto, tanti tocchi, sventagliati soltanto a cambiare gioco quando c'è la necessità, perché non c'è sempre la necessità di andare dall'altra parte, invece quando bisogna andarci, bisogna andarci. Infatti la sventagliata per il gol dell'1-0 di ieri nasce proprio da Locatelli, che apre e va su McKennie. Se bisogna cambiare gioco perché dall'altra parte c'è la possibilità di far male, soprattutto le squadre di Sarri, che stanno sempre centrali e tendono a venire tutte da una parte, quindi lasciando sempre scoperto il lato debole, se devi fare dei cambi sul lato debole per andare a cercare il giocatore sull'esterno, questa è sempre stata la tattica di Allegri. Per quello che vi dico contro Sarri, vi dico che ieri Allegri l'ha preparata bene, è uno stampino, no? Quello di Allegri contro Sarri, e questa roba funziona, e Sarri non ci prende mai la contromisura su sta roba qua, questa cosa secondo me fa sempre molto ridere. Però Locatelli ha fatto una bella partita, perché ha giocato praticamente sempre palla a terra, tranne in quei momenti lì in cui doveva andare a cambiare il gioco. Perché? Perché le squadre di Sarri lasciano l'ampiezza, e la Juve ieri è stata molto brava a sfruttarla. Voto 6 e mezzo a Locatelli. Dove siamo? Rabiot, voto 6. Allora, Rabiot è quello dei centrocampisti che mi è piaciuto di meno in assoluto, devo dirvi la verità. È vero che anche lui entra nel tabellino con l'assist. Ah, tra l'altro Locatelli, oltre alla bella partita, dà una palla meravigliosa a Vlahovic per il gol dell'1-0, perché veramente dà una palla meravigliosa, e quindi tanta roba. Invece Rabiot fa l'assist per Chiesa, poi sì, è un assist meno impattante, meno bello, anche se vogliamo, rispetto a quello di Locatelli. Però Rabiot dentro la partita l'ho visto un po' distratto,
possiamo dire distratto, può essere la parola giusta, l'ho visto un po' lontano dagli standard di rendimento della scorsa stagione. Può essere che anche lui sia indietro di condizione, soprattutto perché anche lui, come Fagioli, la preparazione in America non l'ha fatta. Lui c'ha anche un fisico di un certo tipo, quindi magari un po' indietro dal punto di vista fisico, però Rabiot è uno di quelli che ho sentito di meno. Poi si è mangiato un paio di gol di testa che poteva assolutamente fare, graziato Provedel che gli fa fare anche bella figura con quella parata lì ravvicinata. Insomma, Rabiot tra i tre a centrocampo è quello che mi è piaciuto meno, e questa è una notizia perché l'anno scorso è quello che ha caricato il centrocampo della Juventus. 5 e mezza Kostic, un po' invisibile possiamo dire così, schierato proprio perché serviva a dar l'ampiezza. Secondo me Chiesa e Kostic ancora non hanno preso le misure lì su quella corsia di sinistra, e qua bisogna lavorarci. Perché? Perché quando gioca Kostic sull'esterno sinistro, Chiesa secondo me deve accentrarsi tanto quando ha la palla, quindi partire dalla sinistra e accentrarsi per lasciare a Kostic l'esterno. Quando gioca Cambiaso invece è il contrario, perché è Cambiaso che va in mezzo e quindi Kostic deve, Chiesa deve prendere l'esterno. Secondo me ancora in questo fondamentale non siamo proprio messi benissimo, non abbiamo ancora lavorato benissimo, ma possiamo assolutamente arrivarci. Ma la prestazione di Kostic ieri non mi è piaciuta tanto, un Kostic forse un po' invisibile, diciamo così, un giocatore che la Juventus deve assolutamente ritrovare. Perché? Perché Kostic è un giocatore importante, è inutile girarci intorno. Voto 7 a Chiesa, che gol, parto dicendo questo, che gol. Poi bello vederlo esultare felice e contento, bello, veramente bello, perché questo giocatore ha necessità di ritrovare serenità dopo un infortunio pesante, dopo un'annata difficile. Ho letto le prime polemiche sul fatto che Chiesa fosse infortunato per la nazionale, ma che poi abbia invece giocato con la Juventus e segnato. Le stesse polemiche però non sono state fatte su Politano, che non ha giocato la seconda, però poi col Napoli sì. Però su Chiesa si vede che è più bello fare polemica. Sarà perché è un giocatore più mediatico, sarà perché è un giocatore di un'altra squadra, non lo so, sceglietene voi una delle due. Però Chiesa ha fatto una bella partita. Io vedo ancora una volta che quando si allarga e quindi parte largo è lì che può creare i veri problemi. Anche il gol di ieri, gol di ieri, bella circolazione palla della Juventus da destra verso sinistra, e poi Chiesa da quella posizione lì tira, tra l'altro con il suo piede debole, tira forte, molto forte, probabilmente a cercare la porta, tra il primo palo e la porta, forse ha pensato l'importante beccarla, e l'ha beccata forte. Però vedo sempre che fa più fatica quando entra dentro, fa un po' più fatica, quando sta sull'esterno invece è tutto un altro giocatore. Però mi piace molto in quella posizione lì, perché? Perché ha la possibilità di girarsela. Io non lo vedo mai fermo, almeno ieri, nella partita ieri non l'ho mai visto fermo sulla tre quarti. Con l'Empoli andavo un po' in giro, l'ho visto andare un po' in giro, un po' a destra, un po' a sinistra. Ieri invece cercava sempre di prendersi quella posizione esterna, e per quello che vi dico che con Kostic secondo me si pestano ancora un po' i piedi. E quando gioca Chiesa, quando giocano Chiesa e Kostic nel 3-5-2, io Kostic lo vedo sempre fare delle partite non eccellenti. Non so se è una mia considerazione, se ci avete fatto caso anche voi, se è una cosa confermata. Perché? Perché comunque amano tutti e due quella zona lì, poi uno ama andare dentro, uno ama andare su, però amano quella zona lì. E quindi quando la lasci libera Chiesa, Kostic mi sembra sempre un pesce fuor d'acqua. Quindi bene, anche se Chiesa comunque non sta facendo, è inutile, non sta facendo la seconda punta. Parte da lì, sulla carta della formazione, se lo devi ficcare lo ficchi lì, però Chiesa è un giocatore che si allarga tanto. Anche ieri Allegri l'ha detto, sì, sta facendo bene la seconda punta, ma soprattutto perché? Perché si allarga e va in giro dove piace a lui. Ed è così. Da quel gol lì, in cui fa leggere il nome sulla maglietta, ad oggi c'è tutto un altro Vlahovic, perché quel momento lì era l'esultanza alla Dybala, per Dybala 2019 con la Triestina, per far leggere Dybala 10 e far saltare lo scambio con Lukaku. E qua invece abbiamo Dusan Vlahovic che con Real Madrid fa leggere Dusan Vlahovic e fa saltare lo scambio con Lukaku. Io sono contentissimo che sia andata così, sono contentissimo di aver tenuto Vlahovic, sono contentissimo che sia partito forte. Leggevo una statistica ripubblicata dalla Juve, è il primo giocatore nella storia della Juve a segnare 4 gol nelle prime 4 partite di campionato. Primo giocatore nella storia della Juve, cioè robetta. Però una richiesta da fare a Vlahovic, che ieri ha fatto secondo me una partita meravigliosa, spalle alla porta, è andato a lottare, è andato ad appoggiarsi, è andato a tirare con il piede debole. Cioè ieri veramente Vlahovic ha fatto una partita superlativa. Però io ho una richiesta, di non perdersi come è stato l'anno scorso.
perché appunto anche l'anno scorso è partito bene, 4 gol nelle prime 4, la punizione con la Roma, la punizione di qua, il gol col Sassuolo, però poi si è perso, ovviamente anche per via di problemi fisici come la pubalgia che l'hanno limitato tanto indubbiamente, ma lui si è perso anche di testa. Invece adesso ha la necessità di rimanere concentrato, perché se Vlahovic rimane concentrato di testa e ovviamente se sta bene fisicamente e ovviamente se la squadra lo accompagna, rischia di fare una stagione incredibile. Io, lo sapete, ho predetto che farà 13 gol, che sarebbe addirittura migliorare la sua stagione l'anno scorso, e ne può fare di più. Cioè non è che dico ne fa 13 perché non ho fiducia nel ragazzo, ne ha già fatti 4, figuratevi se non può farne 9 nelle prossime 34 giornate. Spero che ne faccia 30 nelle prossime 34 giornate. L'importante è che lui rimanga concentrato da questo punto di vista e ovviamente che la squadra, che quindi il mister, prepari sempre le partite come sono state preparate ieri. Se queste due cose vengano messe insieme, oltre all'integrità fisica del calciatore, invece che 13 ne fa 26. Invece che 13 ne fa 26. Però bisogna continuare su questa falsa riga qua, ma questi sono contenuti che vi voglio portare successivamente, questo è proprio una spolveratina. I cambi, cambiato 5,5, prende un giallo stupido che mi fa proprio arrabbiare e di tanto, quel giallo lì mi ha fatto arrabbiare e di tanto. Poi abbiamo già detto, nell'occasione del gol della Lazio, tra Bremer, Cambiaso e Locatelli c'è stata un'incomprensione, soprattutto con Bremer, e poi Cambiaso la gestisce oggettivamente male, prende anche quel gol lì. Non è entrato benissimo, diciamo così, non è entrato alla perfezione. Fagioli, voto 6, invece lui entra, ci mette sempre la sua tecnica, il suo palleggio. La Juventus comunque non sente il cambio con Miretti, anzi lo sente perché comunque Fagioli nel caso può spendere un cartellino giallo in più, cosa che Miretti non poteva permettersi, e quindi bene così. Ha 5,5, lo vedo sempre un po' timido, per quello che vi dico, oggi il titolare a destra è McKennie, o ci metti Cambiaso a destra e lasci Kostic a sinistra, o il titolare a destra è McKennie, è inutile girarci intorno, perché fino adesso Wea troppo timido, mi sembra la stessa timidezza di Elia, ve lo ricordate? A ieri Elia, quando è arrivato alla Juventus, giocatore che aveva delle caratteristiche, della potenzialità, dei colpi, perché Elia aveva dei colpi tecnicamente, Wea mi sa che ha dei colpi fisicamente perché ha una progressione che la sa solo lui, però lo vedo troppo timido anche su quel gol che si mangia. Qualcuno mi ha detto ma non era così facile, d'accordo, però giochi in Serie A nella Juventus e nella nazionale americana, cioè è ovvio che non sia facile, ma devi decisamente fare di meglio, devi mangiarti quella timidezza. È un ragazzo giovane, del 2000 sicuramente, però quella timidezza lì deve svanire, deve cancellarsi, perché questo è un giocatore che può fare bene come quinto nel centrocampo a 5 della difesa 3, può fare molto bene, però lo vedo ancora troppo timido, deve lavorare proprio su se stesso e sono sicuro che tra un anno sarà un altro calciatore con un'altra proposta, un'altra personalità, però deve lavorarci lui in primis. Milik senza voto, insieme a Ken senza voto, entrano quando ormai la partita è praticamente finita. Dico una cosa, mi è piaciuto tanto però vedere la Juventus che pressava in avanti con tutti gli attaccanti, Chiesa e Vlahovic lo hanno fatto finché sono rimasti in campo, e poi la Juventus è comunque andata in ripartenza in pressione anche al 90esimo, nei minuti di recupero oltre al 90esimo, quando era già in vantaggio per 3-1. Queste sono cose belle, queste sono cose che ti danno tranquillità, sicurezza e speranza. Speranza soprattutto, perché se la Juve continua a fare questa roba e quindi difendere in avanti con gli attaccanti, c'è speranza, c'è assolutamente speranza, non di vincere ma di fare una stagione come si deve, di fare una stagione da Juventus, e questa è sicuramente una cosa positiva. E quindi niente, signori, le pagelle sono finite qui, io vi ringrazio per aver guardato fino a questo punto, vi chiedo di commentare con le vostre pagelle qui sotto nei commenti, di lasciare un mi piace, un'iscrizione se non l'avete già fatto, e noi ci vediamo domani con un nuovo contenuto a tema Juve. Ciao belli!